La conseguenza artistica rispetto alla grande tragedia della Seconda Guerra Mondiale è il cambiamento degli equilibri culturali, lo spostarsi del centro del mondo artistico da Parigi a New York. Il passaggio delle consegne avviene in modo graduale, da quando gli Stati Uniti hanno cominciato a interessarsi d'arte contemporanea, con la famosa esposizione dell'Armory Show del 1913. Ma la guerra ha impoverito sensibilmente l'Europa, ha fatto fuggire molti artisti verso gli Stati Uniti, dove ad attenderli c'era un nuovo sistema dell'arte, fatto di collezionisti, di musei con possibilità economiche e di desiderio intellettuale di affermare la propria presenza sulla scena culturale mondiale. L'interesse per l'arte contemporanea negli Stati Uniti è andato crescendo per tutti gli anni 30, nonostante la terribile crisi economica. Grazie ai provvedimenti governativi per le grandi decorazioni degli edifici pubblici, grazie anche alla fondazione del MoMA New York nel 1929 e alla sua attività. Infine, grazie anche alla presenza sempre più folta di artisti europei fuggiti dalla cupa atmosfera del vecchio continente. Dunque New York è l'approdo naturale per un sistema dell'arte che non avrebbe più potuto contare sull'Europa per molto tempo ancora. I motivi di questo spostamento dell'asse di gravitazione mondiale sono evidenti. Gli Stati Uniti sono la più grande potenza mondiale, hanno vinto la guerra, sono tecnologicamente all'avanguardia. La bomba atomica ne è la dimostrazione più lampante. Non hanno subito distruzioni sul loro suolo. Si proclamano difensori della libertà. L'epoca vede configurarsi chiaramente uno scontro tra il blocco liberale e capitalistico e quello comunista. In questo clima anche la cultura, l'arte diventano bandiere, esempi che entrano nel grande gioco politico. Al blocco dell'Est, che controlla ogni espressione artistica, sino a promuovere un'arte di Stato, si contrappone in Occidente e soprattutto in quella parte che ha assunto le redini politiche ed economiche del mondo, cioè gli Stati Uniti, l'esempio della massima libertà espressiva. Queste condizioni erano state dettate dalle caratteristiche dello spirito americano del New Deal rooseveltiano all'indomani della grande crisi del 29 e dalla terribile situazione sociopolitica europea. L'esposizione del MoMA di New York del 36 mette in luce moltissimi nuovi artisti, giovani generazioni che annoverano tra le loro file personaggi poi fondamentali per l'arte americana, come Gorky e Jackson Pollock, che si confrontano giornalmente con le esperienze più avanzate del vecchio continente. La generazione americana, che giungerà alla piena maturità solo dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, comincia dunque la sua crescita alla fine degli anni 30, grazie alla concomitanza di vari fattori culturali. Il confronto diretto con gli artisti europei, che spesso diventano insegnanti in scuole d'arte, e l'adesione al programma governativo per il progresso del lavoro e dell'arte, il Federal Art Project, che permette agli artisti giovani di misurarsi con grandi lavori pubblici nell'ambito del già citato New Deal. Il termine espressionismo astratto fu usato per la prima volta dal critico e direttore di museo Alfred Barr nel 1939, a proposito delle improvvisazioni di Kandinsky, ma entrò nell'uso comune per indicare questa generazione americana a partire dagli anni 50. Nonostante la diversità delle loro opere, l'aspetto comune sta nella ricerca di una maggiore conoscenza del sé e nella possibilità di esprimere la complessità dell'individuo contemporaneo attraverso modi nuovi, nuovi strumenti linguistici che non rinnegano affatto la realtà, ma ne allargano l'orizzonte, come avevano fatto del resto i surrealisti pochi anni prima, attirando nel territorio dell'arte l'inconscio. Ma è Jackson Pollock, tra gli artisti americani dell'action painting, colui che meglio incarna il rapporto essenziale tra arte e vita, così come il groviglio e la complessità dell'esistenza che si risolve soltanto nel momento magico dell'azione artistica. Dal 47 circa alla morte, avvenuta per un incidente stradale, Pollock dipinge grandi quadri secondo la tecnica del dripping,
che lui stesso aveva, se non inventato, certo portato alla massima espressione, e che consisteva nel lasciar cadere sulla tela, grande, posta a terra, gocce di colore che l'artista, camminando sulla superficie, raccoglieva col pennello dai barattoli di tinta. È la fine definitiva della pittura da cavalletto. L'artista lavora sopra la tela, ci gira intorno, può essere, come lo stesso Pollock dice, letteralmente dentro il quadro. È un po' il metodo di certi indiani del West che dipingono con la sabbia. Questa tecnica, che è sempre e solo un mezzo per raggiungere uno scopo, è per Pollock il risultato di un'attività che inizia alla metà degli anni 30. Pollock collabora al progetto democratico rooseveltiano per la decorazione murale di grandi opere pubbliche, ma sono Picasso, Miró e più da vicino André Masson gli artisti che lo interessano maggiormente. Nel 1943 viene notato dalla Guggenheim, che lo fa esporre per la sua prima personale nella sua galleria. Pollock si distacca anche dalla figurazione surrealista. Cerca un nuovo modo per esprimere il magma primordiale, che contiene già tutte le forme, tutte le figure. È così che nasce il dripping, l'azione-creazione, l'atto che crea l'opera e che è azione e opera al tempo stesso. Dal 1946 è un susseguirsi di capolavori, famosissimo e importante, per esempio, il quadro Blue Poles del 1953. Peggy Guggenheim fu fondamentale per la svolta artistica di Jackson Pollock. Negli anni 20 è protagonista della vita mondana e culturale di Parigi e inizia a collezionare opere d'arte seguendo il consiglio di Samuel Beckett e le indicazioni di Marcel Duchamp, che la introduce nell'ambiente artistico. Dal 38 al 39 apre a Londra una galleria, poi, a causa del secondo conflitto mondiale, Peggy si trasferisce nel 41 negli Stati Uniti, a New York, dove fonda l'anno successivo la galleria Art of the Century sulla 57esima. All'inizio degli anni 40, presso la galleria, si riuniscono intorno a Peggy numerosi artisti, tra i quali Pollock. Attraverso la Guggenheim, gli artisti americani hanno la possibilità di approfondire la loro conoscenza del surrealismo. In questi anni, insieme al suo assistente Howard, Peggy sostiene l'avanguardia newyorkese con numerose mostre, contribuendo sensibilmente all'affermazione del movimento dell'espressionismo astratto americano e alla sua diffusione a livello mondiale. Finita la guerra, nel 1947 torna in Europa e si stabilisce a Palazzo Venier de Leoni sul Canal Grande a Venezia, dove realizza il suo sogno di aprire un museo a lei intitolato, che dirige fino alla morte nel 79. La vita di Peggy Guggenheim dunque si intreccia con quella di Pollock, il quale nell'ottobre del 45 sposò una nota pittrice statunitense, Lee Krasner. Il mese successivo i due si trasferirono in quello che è ora conosciuto come Pollock Krasner House di Springs a Long Island. Peggy Guggenheim prestò loro la somma necessaria per pagare l'anticipo di una casa in legno con annesso un fienile, che Pollock trasformò in laboratorio. Fu lì che perfezionò la sua celebre tecnica di pittura spontanea, con cui faceva colare il colore direttamente sulla tela. La vita di Jackson Pollock purtroppo è breve e segnata inoltre da eventi drammatici che ripropongono il prototipo dell'artista maledetto, tipico del panorama artistico europeo di fine Ottocento e che nella cultura americana era stato incarnato maggiormente dai divi cinematografici. La sua ricerca, durata poco più di un decennio, si interruppe nel 1956, quando all'età di 44 anni morì in un incidente stradale. I tre protagonisti dell'espressionismo astratto, Pollock, de Kooning e Rothko, così come altri artisti americani ed europei, secondo un articolo dell'Independent del 22 ottobre del 95, furono parte dell'arsenale con cui gli Stati Uniti combatterono la Guerra Fredda. I servizi segreti americani ebbero quest'idea fin dalla fondazione nel 1947, utilizzare l'arte e la cultura occidentale come strumento di propaganda,
in termini di individualismo e democrazia, l'antidoto perfetto per il realismo di stampo socialista. L'espressionismo astratto fu dunque la grande arma di propaganda dell'America, che non portò solo la sua nuova arte nel mondo, ma affermò la sua cultura come prioritaria nel mondo dell'Europa occidentale. Negli anni 50 e 60, il governo, con un'operazione politica conosciuta col nome in codice di Guinzaglio Lungo, finanziò opere ed esposizioni. Gli artisti coinvolti nel disegno non seppero di essere spalleggiati dagli uffici della CIA. Molti di loro, peraltro, erano ex comunisti che nel periodo della caccia alle streghe in pieno maccartismo negli Stati Uniti non erano visti di buon occhio. Per vincere la guerra contro l'URSS, l'America ha bisogno di artisti e di cultura da esportare, nell'ottica di un consenso da parte degli intellettuali europei. Il soft power dell'intelligence sponsorizzava il sogno americano. Le neoavanguardie americane furono l'arte ideale per palesare quanto fosse rigido il realismo socialista. L'intelligence, finanziando artisti come Jackson Pollock, promosse l'America come simbolo di libertà artistica in opposizione con la linea di Mosca.